La questione del servizio idrico è una delle più dibattute in Val Tiberina. In ballo c'è appunto il futuro di questo importante servizio. Ai nostri microfoni c'è Dario Casini, che è presidente del Lato 4 Alto Valdarno, lato appunto che in questi anni si è occupato in prima persona della gestione del servizio. Siamo di fronte a una svolta epocale, si parla di razionalizzazione di un unico ATO in tutta la Toscana. Ma se ne parla già da molto tempo, l'assessore Fragai ha lavorato per quasi 2 anni sulla proposta di nuova legge dei servizi pubblici locali, è stata presentata un mese fa al Consiglio regionale, quindi oggi in giunta, anzi regionale, oggi in discussione, proprio oggi, i primi giorni di giugno del 2008, in discussione alla sesta commissione. Noi come presidenti, ricordo siamo 6 presidenti in Toscana, costituiti tra l'altro in un unico coordinamento, siamo stati invitati per il giorno 18 in audizione. Proprio stamattina parlavo con il nostro coordinatore, che è la presidente Carla Guidi, del Lato 1, ex consigliere regionale, se era il caso di presentare il documento che su mia iniziativa avevamo già elaborato come contrapposizione a questa proposta in questo momento politico e storico della Toscana, se non era il caso il 18 di presentarlo come documento in audizione. Forse presenteremo, se non quello, altri confronti o altri documenti o altri suggerimenti perché si possano vedere modificati alcuni aspetti di questa legge. Ci vorrebbe, credo, qualche mezz'ora per spiegare nei minimi particolari. Credo che sia in gioco non tanto il meccanismo, il modello toscano, quanto sia in gioco l'allontanamento o l'avvicinamento del potere decisionale di fronte agli investimenti in un settore così importante come quello idrico della territorialità. Un ato unico regionale, di che cosa si dovrebbe occupare? Si occupa di un controllo regionale, si occupa di far sì che ci siano gli investimenti sui grandi, sulle grandi infrastrutture, si occupa della gestione delle risorse a disposizione. Io credo che ci sono una serie di somme da fare nelle quali i nostri territori, i territori della provincia di Arezzo, dei 37 comuni, ricordo ce ne abbiamo 5 anche della provincia di Siena, rischiano di essere marginalizzati ancora di più di quanto non siano dall'attuale modello, che è un modello che contiene sicuramente delle incongruenze, degli errori iniziali, l'impostazione, che contiene delle questioni che ancora devono essere modificate perché non siamo stati capaci in questi anni di modificare tutto ciò che era modificabile, però garantisce almeno, faccio l'esempio sempre, dei comuni territorialmente più lontani dal centro, Badia Tedalda, Sestino, Chitignano, Chiusi di Averna, li rende in qualche maniera protagonisti delle scelte e dei momenti decisionali.